Finisce 1-1 la super sfida tra i bianconeri di Allegri e i giallorossi di Mourinho, col grande ritorno allo stadium da ex, questa volta di Paulo Dybala. Finisce 1-1, però dei passi in avanti, dei miglioramenti da parte dei bianconeri, che vedono una Juventus appunto di un altro livello rispetto a quella pessima vista contro la Sampdoria. Un altro punto, però, rispetto al punto contro la Sampdoria, questo lascia un po' più l'amaro in bocca, perché abbiamo visto una buona Juventus nella prima parte, perché subito è cominciata con un Eurogol di Vlahovic che, come vi dicevo, sta migliorando anche per quanto riguarda i calci da fermo. Un Vlahovic che da tempo sta lavorando su questo fondamentale, ecco che finalmente si mette a segno e la Juventus trova un altro calciante, come li chiama appunto Max Allegri. Una Juventus che va subito in vantaggio ma non si ferma lì, non è la classica Juve di Allegri che fa l'1-0 e poi si chiude. Anzi, abbiamo visto un'ottima Juventus, abbiamo visto una squadra ad alto livello, girava bene con un Miretti che in un ruolo a metà tra la mezzala e il trequartista ha fatto veramente una gran bella partita. Una bella partita, secondo me, gestita molto bene, soprattutto nel primo tempo. Ritmo alto, un attacco che gira bene con Cuadrado, Kostic, finalmente 4-3-3 puro, mi verrebbe da dire, perché due esterni fissi, Cuadrado da un lato e Kostic all'altro, a supporto della punta Vlahovic, con un centrocampo che vede la qualità di Miretti, la regia di Locatelli, che secondo me la fatta questa volta abbastanza bene, e un Rabiot che stranamente fa una buona partita. Il primo tempo di Rabiot è stato un primo tempo di alto livello. Credo che Rabiot messo in un centrocampo di livello possa fare il suo. Quando ci si aspetta da Rabiot l'essere il protagonista, chiaramente flop, ma quando lo metti in un centrocampo con della qualità, lui recupera palloni e ripartenza, quello lo può far bene. Il problema della Juventus qual è? Il fatto che non regge tutta la partita a questi livelli, perché non lo può fare, perché viene annullato il gol del 2-0, peccato, un gran bel gol di Locatelli, e nel secondo tempo esce la Roma. Soprattutto non puoi gestire una partita del genere a questi livelli quando succede che cosa? Ti presenti con una squadra che centrocampo fa bene, l'attacco fa bene, però la coppia di centrali brasiliana composta da Bremer e Danilo va anche bene, perché Danilo a me come centrale di difesa mancino mi è piaciuto. Il problema, sono, continuo a dirlo e lo diciamo praticamente ogni giorno qui su FCM Sport, i terzini. Perché? Perché il gol dell'1-1 arriva su un'ennesima ingenuità di Alessandro, che calcola male il pallone di Pellegrini, arriva una bella sforbiciata in qualche modo dell'ex Dybala, che fino a quel momento era stato abbastanza nulla, abbastanza evanescente. Palla in mezzo di sforbiciata di Dybala, errore quindi grossolano, lasciatemelo dire, di Alessandro. E arriva il gol di Tammy Abraham. È una Juventus che, ripeto, secondo me, con i ritorni di Chiesa, di Pogba e di Maria, può essere una bella Juventus. Però continuo a dire che a maggior ragione, se vuoi puntare con Danilo come centrale, non ti puoi permettere di mettere da un lato De Schi e dall'altro Alessandro come terzini. Perché francamente qualcosa che non si può vedere. È qualcosa che dà rabbia proprio, perché è una squadra ora come ora, anche con i cambi, perché vedere entrare Rovella vuol dire avere della qualità, vedere anche Milik come alternativa di Vlahovic vuol dire che la squadra comunque è composta da giocatori di livello. Vedere Zaccaria al posto di Rabiot, anche se non ha giocato bene, però comunque la squadra, poi se dovesse aggiungersi anche Paredes, questa è una squadra che c'è a livello di qualità, quando tornerà Di Maria, quando tornerà Pogba, quando tornerà Chiesa, è una squadra di livello. Però non puoi, continuo a dire, non puoi giocare a questi livelli con giocatori come De Schio e Alessandro sugli esterni. Nella settimana, o comunque nel fine settimana, in cui poi a Liverpool vedi un Alexander Arnold che invece fa gol da fenomeno assoluto. Fa rabbia, veramente fa rabbia, e fa rabbia non capire come mai la dirigenza non intuisca questo problema e non faccia qualcosa nell'immediato proprio per risolverlo. Tra l'altro, una cosa che non funziona nel secondo tempo è anche il cambio modulo, perché hai cominciato col 4-3 e va bene, i ritmi sono alti, il centrocampo gioca bene e gli esterni stanno facendo quello che richiedeva l'allenatore, ossia giocare bene sugli esterni e puntare forte sugli esterni che puntano l'uomo e mettono pallone in mezzo. Nel secondo tempo si ricasca sullo stesso errore del passato, ossia 4-4-2, ma 4-4-2 non fatto con giocatori di ruolo, ma 4-4-2 con Milik che entra al posto di Cuadrado, ok?
ma soprattutto quello che dispiace è vedere poi che Ken entra al posto di Vlahovic, ma soprattutto McKennie che si va a posizionare largo a destra, ed è un McKennie che non salta mai l'uomo, non salta mai l'uomo, e non si può mettere McKennie come esterno a destra. Io continuo a dire che i giocatori vanno fatti giocare nel proprio ruolo, e questo McKennie, che è una mezzala di inserimento, non deve giocare largo a destra nel 4-4-2. Da quando la Juventus è messa col centrocampo a 4 e soprattutto con McKennie largo a destra, la Juventus ha smesso di giocare. Poi addirittura sull'1-1 levi Vlahovic per mettere chi? Moise Kean, che giocava da prima punta con invece Vlahovic, sostituito Vlahovic con Milik che faceva da seconda punta da raccordo tra centrocampo e attacco. Quindi molto meglio il primo tempo, molto meglio il primo tempo con una Juventus che si è imposta alla grande, con invece una Roma che ha visto parecchie difficoltà. Io continuo a dire che questa Juventus debba migliorare in certi aspetti, cioè anche nel momento in cui dovevi levar fuori Cuadrado, non passare al 4-2, continua col 4-3, punta per esempio su Le, perché i giovani quando sono di qualità devono giocare. L'esempio è Miretti, che parte dal primo minuto e fa una gran bella partita. L'esempio è Rovella, che quando entra al posto di Locatelli di nuovo si mette al centro della cabina di regia della Juventus e gioca bene. L'esempio anche è Zaleski nella Roma, che fa una gran bella partita. I giovani quando sono di qualità devono giocare, devono assolutamente giocare. E vedere McKennie messo lì, che non produce perché chiaramente è inattivo, giocare, essere inserito lì e non per esempio su Le, che è un giocatore che poteva dare un po' di brio, poteva saltare l'uomo, una volta che levi Cuadrado ti serve un giocatore che salta l'uomo. Ecco, su Le poteva essere una buona alternativa, e quindi ogni tanto bisognerebbe avere anche un po' più di coraggio. Continuo a dire che questa è una squadra che deve... Ha due problemi secondo me. Punto primo, non si deve snaturare a gara in corso, cioè cominci col 4-3, devi continuare con questo tipo di modulo perché hai dei centrocampisti di qualità e quindi devi farli giocare. Ora con i vari Miretti, Rovella, se dovesse rimanere Fagioli, se dovesse arrivare Paredes, insomma i centrocampisti li hai. Soprattutto devi fare qualcosa in ambito terzini, perché ha maggior ragione che Danilo viene messo come centrale, facendo tra l'altro secondo me far fare una brutta figura a Rugani e Gatti, perché se hai due centrali come Rugani e Gatti e non giocano neanche quando il titolare, cioè Bonucci, non c'è, vuol dire che la cosa è grave. E quindi questo vuol dire che puoi anche sacrificare Rugani in ambito di mercato, ma devi puntare assolutamente, io lo dico addirittura, due terzini, una a destra e una a sinistra. Capisco che il tempo è poco, capisco che il mercato sta per chiudere, capisco che la situazione non è facile da questo punto di vista. Però non puoi assolutamente pensare di fare un'annata con De Sciglio da un lato e da Alessandro dall'altro, perché De Sciglio forse ha cominciato bene, però sul finale ha fatto degli errori grossolani, stava per far ripartire un contropiede incredibile. Alessandro idem, ha fatto quell'errore clamoroso, ma soprattutto non spinge mai, non riesce mai a mettere un pallone buono in mezzo, francamente non va. Ripeto, è una squadra che però, ma basterebbe veramente poco per vederla ad alto livello. È davvero un peccato. Voi cosa ne pensate? Ditemi a voi, soprattutto chi è stato il migliore in campo, il peggio in campo secondo voi. Io vi dico, francamente, a me è piaciuto molto anche per l'atteggiamento che ha avuto in campo Vlahovic, quindi lo metterei come migliore in campo. Anche la coppia difensiva Bremer Danilo a me francamente è piaciuta come approccio. Non benissimo Kostic, io francamente il titolo di peggio in campo lo do a Alessandro, perché rovinare una così bella partita con un errore del genere francamente è da cartellino rosso. Voi cosa ne pensate? Ditemi la vostra qui sotto.